Pido. Le notizie dell'Uruguay. Tabaré Vázquez avverte sanzioni molto severe per l'inquinamento dell'acqua. Presidente uruguayano Tabaré Vázquez, nella riunione del Consiglio dei Ministri avvenuta lunedì scorso a Dolores, città ubicata nella parte centro-occidentale del paese, sulle rive del fiume San Salvador, ha avvertito che il governo, insieme all'Università della Repubblica, porterà avanti un controllo accurato per detectare ed evitare la presenza dei prodotti chimici inquinanti nei fiumi e fiumicelli. E affermò che chi non rispetta la normativa medioambientale riceverà severe sanzioni economiche. E ha chiarito che l'inquinamento per diversi agenti è un tema che è nella cartella del governo e fece l'esortazione di curare questo ricorso perché l'acqua è vita. Cercano misure alternative al carcere minorile. Autorità del governo insieme ai capi del sistema di responsabilità penale adolescente hanno discusso sulle alternative al carcere per i minori. Durante il seminario che ha avuto luogo ieri, nel quale ha partecipato il sindaco eletto di Montevideo, Daniel Martinez. Secondo un comunicato via web diffuso dalla Presidenza della Nazione, Gabriela Fulco, presidenta del SIRPA, dice che l'alternativa al carcere minorile si trova nell'articolo 80 del codice del bambino e dell'adolescente, tra le quali sottolineò vigilanza assistita e misure riparatorie verso la comunità. Consideriamo che questa è la via migliore di recuperazione dal punto di vista terapeutico, sociale e di contatto con la comunità e reinserimento sociale per i giovani che hanno commesso infrazioni, sottolineò la Fulco. E ora sì, la musica dell'Uruguay. Arriva il gruppo Nickel con il mitico Papo e il brano Mal Presentimiento. Dai. Para remordimientos.
Dialogando con Latinoamérica a Radio Roma Futura.it era la música del Uruguay. Era el grupo Níquel con Papo, el brano Mal Presentimiento. Recuerda que para escuchar sin diferita en podcast debes escribir Dialogando con Latinoamérica Speaker e ti apparidanno tutte le nostre puntate o chiedere l'amicizia al profilo Facebook Dialogando con Latinoamérica. Allora già lo sai, Dialogando con Latinoamérica Spreaker o l'amicizia al profilo Facebook. E parlando di Facebook,
festeja i cumpleanni dei nostri amici del profilo Facebook di Dialogando con Latinoamérica. Dai, chiedi anche a te l'amicizia. E cominciamo giovedì 4. Mara Marchi, Stefania Dessole, Ascolana Picconi, Altra Dimensione, Vittoria Ruggero, Viola Di Grado, Domenico Romano, Rosella Tempesta, Lucio Papa e Anna Tognoni. Venerdì 5, Carla Vincenti, Eleonora Alberici, Antonio Mastroianni, Lilli Vagabonda Toscani, Antonio del Casale, Massimiliano Montagnini. Sabato 6, Graciela Mazzala, Diana Vegliecosette, Maria Ferrari, Mariangela Camocardi, Gaetano De Venuto, Andrea Minichini, Gianna Pieragostini, Francesca Bolino, Carla Manzi, Claudia Allocco, Patrizia Barzaghi e Romolo Minotti. Domenica 7, Alessandra Vizzosi, Giampiero Cioffredi, Daniela Sciamanna, Silvia De Micucci, Antonio Radano, Caterina Melain, Bibi Di Falco, Fiorella Bertoli e Vittoria Capodiferro. Lunedì 8, Stella Mari Caligiuri, Flavia Leucci, Maria Grazia Russo, Claudia Durastanti, Emilio Burla, Emanuele Sac, Paola Emmolo e Rosetta Brando. Martedì 9, Sonia Truttali, Silvia Pugliese, Francesco Guerrara, Matteo Rosselli, Lu Angelini, Ilaria Mandolesi e Eleonora Bagnoni. E mercoledì 10, Luciano Palmieri, Gladys Rojo, LL, Flavia Orsetti, Stirandola Stirandola, Mena Espósito, Ana Lalcirana, Salvatore Garofano e Cristina Mugas. E ricordate sempre di contare la vostra vita per i sorrisi vissuti e non per le lacrime versate, e contare l'età per le persone in vostra vita e non per gli anni trascorsi. A tutti e a tutte tanti, tanti auguri! E ora sì, ce ne andiamo all'aeroporto del Carrasco a prendere l'aereo. Dai, andiamo!